Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per parlarvi del topolino numero 3402. Eccolo qui, con la bella copertina di Freccero, una copertina che devo dire molto caratteristica. Ovviamente vediamo qui le giovani marmotte, qui qua con Newton Pitagorico e un puma bianco, bello anche lo sfondo con il pulmino delle giovani marmotte. C'è il Gran Mogol che ovviamente guida il pulmino, bella la scritta Topolino, insomma una copertina molto ben fatta da parte di Freccero con i disegni di Cagol, per cui sì, Andrea Freccero con i disegni di Andrea Cagol, una bella copertina che presenta al meglio questo Topolino numero 3402. In quarta di copertina c'è DuckTales, che è un'altra testata che però io non seguo, però vedevo il cartone animato da piccolo sulla Rai. Allora, come inizia questo Topolino? Subito c'è la pubblicità della la solitudine del quadrifoglio, prossimamente sul Topolino, quindi prossimamente questa. Poi c'è solito inizio di Topolino con che aria tira a Paperopoli, con Paperino disteso sul divano e Paperina in tenuta da sci, arrabbiata con lui, e Paperino dice: amo l'inverno, stare sul divano invece di andare a sciare è molto meglio che stare sul divano e basta. Come al solito simpatico Paperino. Poi si inizia con gli adesivi che usciranno nei prossimi due numeri di Topolino, il 3403 e il 3404, dedicati a San Valentino. L'uscita il 10 febbraio del Topolino 3403, 16 adesivi, altri 16 adesivi per la seconda uscita, 17 febbraio, per il Topolino 3404. Adesivi molto simpatici. Poi c'è l'editoriale di Alex Bertani, che questa volta non ci parla del Topolino in questione, ma ci parla di una novità per quanto riguarda il mondo Disney, perché da aprile in poi uscirà una nuova testata, un bimestrale, che proprio nuovo non è, ma si chiamerà l'Almanacco Topolino, che riprende la storica pubblicazione Disney di una testata storica. Anch'io da piccolo ci avevo qualcosina, ne avevo 4-5 almeno, però questo Almanacco di Topolino ritornerà come testata Disney da aprile, e quindi ce lo dice il direttore Alex Bertani. Poi si inizia con il sommario delle storie, ci saranno a pagina 9 Newton Pitagorico e il cammino del puma bianco, le giovani marmotte, quindi con Newton insieme a qua. A pagina 45 la fine e l'inizio, le strabilianti imprese di Fantomius, l'episodio 4 che si va credo a concludere. Pagina 77 qua in viaggio nel micromondo, episodio 3 back home, con qua che torneranno a casa. Vabbè, poi vi parlerò nel dettaglio della storia. Quindi si conclude anche questa. A pagina 109 e pagina 131 ci sono due parti di una storia di Topolino e Goof Viewer con Pippo. E poi ci sono le varie rubriche. Molto bella quella pagina 38, Parola di GM, in cui ci spiegano appunto le origini delle GM, che quest'anno compiono 70 anni dalla loro prima apparizione nei fumetti. Il primo fumetto è apparso nel 1951, quindi sono 70 anni di GM, le giovani marmotte. E qui ci sono tutte le spiegazioni molto ma molto belle, che ci dicono chi sono le GM, da dove nascono, la loro bandierina, la loro divisa, ci dicono ogni personaggio chi è, il Gran Mogol, loro stessi, anche Newton e tutti gli altri personaggi, quindi una cosa molto simpatica. A pagina 100, uno scatto al volo, questa ho trovato una cosa molto bella, queste sono le cose che mi piacciono tantissimo di Topolino, mi sono sempre piaciute anche da piccolo, perché ovviamente dopo la storia qua in viaggio nel micromondo, episodio 3, che si andranno ad introdurre, in cui si parlava di insetti, quindi dopo Leonischi questa volta si parlerà di api, e ci sarà uno scatto al volo, ti faranno vedere questa fotografa, questa, mi sono segnato il nome, se non me lo dimenticavo, la fotografa Letizia Russo, che ci spiega come fa a fotografare da vicino gli insetti, soprattutto le api, mentre sono vicini al fiore, quando impollinano, insomma, molto bella. E le varie rubriche, la marmotta è geniale, dall'Adria ai pirati, l'agenda, sport, la metamorfosi di qua, i giochi, le barzellette, la posta e il da non perdere, tutte le rubriche di Topolino. E qui inizia la prima storia, Newton Pitagorico, il cammino del puma bianco, di Marco Nucci, soggetto di sceneggiatura e disegni Emanuele Baccinelli. Questa storia l'ho trovata veramente molto simpatica, perché ci spiega Newton Pitagorico che deve andare a fare una gita insieme alle giovani marmotte. Qua sono preoccupati perché vogliono bene al loro amico, però sanno che combina spesso guai il nipote di Archimede Pitagorico. Insomma, la storia inizia così, con loro che sono nel pulmino, vanno in questo posto in cui devono scoprire insieme alle giovani marmotte appunto
per avvicinare i Puma Bianchi. Insomma, la storia è molto, molto carina, devo dire. Mi è piaciuta, è stata molto simpatica perché scorre molto piacevolmente. Grammo Gol insieme a Newton Pitagorico che non compie guai questa volta. Qui qua sono preoccupati, ma poi alla fine restano soddisfatti dal loro amico. Poi non vi dico come va a finire, però finisce così, insomma, non quello che succederà, ma queste sono le vignette, le tavole delle ultime pagine. Poi si va avanti. C'è proprio la parola di GM che vi ho detto, in cui vengono spiegate tutto, la storia cult, i valori delle GM, il fondatore, le medaglie, il nome, l'equipaggiamento, tutto delle giovani marmotte, che è un mensile che a me, io ne ho preso soltanto un numero, il numero 9, se non sbaglio è sì, dovrebbe essere mensile, mi stuzzica parecchio, però ho letto solo il numero 9, però il 10 non l'ho acquistato. Vorrei acquistare tutto, ragazzi, vorrei acquistare tutto della Disney, ma bisogna fare delle scelte. Quindi, dopo aver parlato qui delle giovani marmotte, la parola del GM, si va avanti con le storie della Dea Pirati, l'ultima delle strabilianti imprese di Fantomius, ladro gentiluomo, che si parla della vecchia Paperopoli, 1930, insomma, questo è l'ultimo, la fine, l'inizio sarà l'ultimo episodio di questa storia dedicata a Fantomius. Poi c'è l'agenda, le cose da fare in settimana, ovviamente. Molto, sempre molto variegato, Topolino, lo sport, eccetera, eccetera. E poi c'è la storia che mi è piaciuta di più di tutto questo Topolino, numero 3402, che è la continua, l'ultimo e terzo episodio del viaggio nel micromondo di Quiquoquà, in cui loro si ritrovavano piccoli a contatto con piccolini a contatto con gli insetti a misura di insetto, e con Zio Paperone, Paperino e Archimede che li cercano per farli tornare, insomma, normali, e alla fine ci riusciranno con Archimede che li farà tornare normali, non dopo aver avuto un po' di problemi anche con un passero, vediamo qui. Però bellissima questa storia, molto simpatica. Qui introduce le api, mentre nell'altra parte erano stati inseriti gli onischi. Questa volta si parlerà di altri insetti, ma delle api. E qui c'è la rubrica dedicata dove c'è Letizia Russo, la fotografa, che ci spiega come fare delle foto da vicino agli insetti, la sua passione per gli insetti, eccetera, eccetera. È una cosa molto, molto simpatica e stimolante anche per chi vuole diventare fotografo o comunque ha delle passioni in comune, l'impegno ecologico. E poi c'è una delle prime due storie dedicate a Topolino e Pippo, Topolino e Goof Viewer, in cui Pippo si ritroverà con degli occhiali a inventare degli occhiali particolari, diciamo, e si metterà nei guai, diventerà famoso. Topolino cercherà di aiutare il suo amico. Insomma, anche questa molto carina come storia, divisa in due parti. Qui ci sono le barzellette con Paperino, eccetera, eccetera. Anche questa molto simpatica. Insomma, poi alla fine vengono spiegati: piccoli esploratori crescono con le lettere dei bambini, dei fan di Topolino. Insomma, questa è un classico. E poi sul numero 3403 ci dicono, insomma, ci incanalano verso il prossimo numero in cui ci saranno gli adesivi dedicati a San Valentino e il prossimo Topolino con alcune storie, tra cui Zio Paperone e la contesa sociale, Topolino e lo strano caso di Villa Ghirlanda, episodio 1. Insomma, è sempre il solito Topolino, sempre molto bello. L'ultimo, alla fine c'è Sei Grande Super Pippo, che chiude questo settimanale dedicato a Topolino numero 3402. Ragazzi, io sono tornato a comprare Topolino settimanalmente, per cui da questo mercoledì in poi ci saranno sempre le mie recensioni sul canale YouTube Alienology, nella rubrica playlist Disney Time. Ci saranno le mie opinioni e recensioni sul Topolino settimanale, unito ai grandi classici Disney, che è un altro mensile che compro ogni mese, come compro ogni mese Paperino, e di cui recensisco anche lui. Per cui, bella lettura, io consiglio la lettura di questo Topolino, costo 3 euro. Uscita oggi, mercoledì 3 febbraio 2021. Ottima lettura, sempre molto simpatico il Topolino, ragazzi. E dal prossimo, con i prossimi due numeri, ci saranno ovviamente gli adesivi in aggiunta come gadget. Grazie, ragazzi. Io voglio ringraziare tutti quelli che mi stanno seguendo anche da quando sto pubblicando le mie video recensioni e comunque le mie video opinioni sul mondo Disney, sulle varie testate. Ci saranno ancora nuove sorprese, nuovi fumetti Disney che entreranno, credo, a far parte in pianta stabile di queste mie rubriche. Vediamo col tempo, però di sicuro sono tornato a leggere Disney da un paio di mesi e sono veramente soddisfatto di questa scelta. Grazie a tutti voi, ragazzi, grazie, grazie veramente per esservi iscritti al canale, per chi si iscriverà, insomma, per tutti quelli che troveranno di loro gradimento i miei contenuti qui su YouTube. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.